Ciao a tutte e tutti e benvenuti in questo nuovo video per YouTube. Oggi vi mostro un po' una mia giornata di recette, quindi vi porto con me in una giornata in cui ricominciamo da capo. In particolare questo era un bel sabato, mi sono svegliata preparando questo yogurtino e poi il mio solito caffè e latte. Guardate che bella e estetica che è questa tazza, poi ovviamente ho lavato i denti. Buongiorno amici, benvenuti in questo nuovo video YouTube. Oggi è sabato 23 settembre 2023 e oggi siamo qua perché voglio proprio portarvi in un momento di reset, quindi oggi diciamo faremo delle cose per tornare un po' alla routine e soprattutto dopo questa settimana di scuola molto intensa andiamo un attimo a capire come organizzarci e come prepararci alla prossima. Non voglio parlare troppo perché mi sono accorta di essere veramente molto logorroica. Concentriamoci principalmente su quello che faremo oggi. Sono esattamente le 9.07 di mattina. Adesso tra un po' arriverà l'estetista perché iniziamo questa giornata da rifare le unghie che sono in condizioni pessime, veramente terribili. Prima che però arrivi, direi di fare un attimo un'organizzazione generale di quello che dovremo fare oggi e non solo. E organizziamo anche la prossima settimana mettendo sia gli impegni dei social sia gli impegni scolastici, quindi magari cosa voglio postare su YouTube e quando, quali compiti devo fare e quando, uso penna ed evidenziatore. Obiettivi del giorno scritti, non vi faccio vedere le altre cose che ho messo in agenda perché diciamo che sono cose un po' private. Adesso iniziamo dalle unghiette e nel frattempo vado a fare la copertina del video YouTube perché quella di ieri non mi è piaciuta affatto, quindi ho tolto il video e adesso la rifaccio per poi postarlo nel pomeriggio. Amici, ecco qua le mie unghie, guardate che belle, letteralmente raga, fantastiche. Cioè, allora, sicuramente la forma non è la mia preferita, cioè non penso che queste unghie così corte mi stiano particolarmente bene, però ho dovuto farle corte perché, come diciamo vi ho fatto vedere prima, erano, diciamo, queste sono la mia lunghezza naturale, voglio un attimo farle crescere in modo completamente naturale senza ricostruzione. Direi di iniziare questa giornata finalmente dal rifare il letto, quindi sistemiamo un attimo la camera, anche la scrivania diciamo che non è messa particolarmente bene, e poi passiamo ai servizi perché oggi sì, prima di iniziare a studiare devo fare un servizio in particolare, cioè devo piegare un sacco di panni. È arrivato finalmente il momento di fare i compiti, sono esattamente le 11.30, proprio precise spaccate, e adesso è arrivato il momento di fare i compiti. Per lunedì ho italiano, matematica e geostoria, e poi ho messo anche latino perché devo prepararmi per una versione barra una verifica che ci sarà mercoledì. Quindi ho anche organizzato tutti i compiti e i video per la prossima settimana, però non vi spoilerò nulla, vi faccio vedere in modo generico la panoramica della prossima settimana. Io direi di iniziare a fare i compiti, sono le 11.30, per l'una e un quarto, l'una e mezza vorrei finire, così poi andiamo direttamente a pranzare. Allora amici, ho qua il libro, questo è il mio libro di matematica, stiamo ancora usando quello del primo, sì, e poi invece qua ci sono gli esercizi che sto facendo per il momento, ho fatto questi due, adesso pian piano andiamo avanti e sono le 11.34, ce la possiamo fare dai. Da 10.14 matematica finita, ho fatto praticamente questa e questa pagina, comunque due pagine veramente molto molto carine devo dire sono uscite. Adesso passiamo in italiano, mi prendo 5 minuti per bere, fare un attimo reset mentale e passiamo finalmente a italiano. Ok amici, si ricomincia, facciamo questo qua di italiano, la professoressa ha assegnato il 6 di pagina 25 e oltre al 6 facciamo anche il numero 8. Questa qua invece è la parte di teoria, abbiamo fatto praticamente questa parte qua più questa, questi sono gli ultimi argomenti. 12.21. Allora, 12.32, fatta la parte degli esercizi, passiamo invece a ricopiare gli appunti. La scorsa volta la professoressa ha spiegato sia l'alefe e dialefe, quindi adesso vado ad aggiungerlo al mio riassunto di poesia, guardate che bello, e lo metto praticamente qua. Do
12:42. Adesso ho finito anche italiano, ho fatto praticamente la parte del riassunto, l'ho aggiunta, e passiamo a GeoStoria. Aiuto. Vi faccio vedere come ho organizzato GoodNotes. Praticamente in questo caso devo fare i compiti di GeoStoria, apro il mio taccuino e ho messo appunto gli esercizi che la prof ci ha dovuto fare. Raga, sono 11 pagine di esercizi, mi voglio sparare. Sono veramente un sacco per lunedì. Però mi tocca farlo, quindi prima inizio e prima finisco. Avendoli sull'iPad li posso fare veramente ovunque, in qualsiasi momento, quindi penso che inizierò qua in camera, poi magari nel pomeriggio mi sposto in salone, perché sicuramente non riesco a farli tutti in meno di un'ora. E niente, iniziamo. Allora, 13:01, ho già fatto qualche esercizio, sono seduta sopra, continuiamo. Ok, mi è arrivato il momento pranzo, ma mi saluta? Allora, questa che cos'è? Robiola? Crescenza. Crescenza, Sottilette Light e Philadelphia Light. Giusto perché ci manteniamo un po' leggeri. Momento pasta, ma mi fai vedere le unghiette? Eccole qua, guardate che carine. Io col francio bianco e lei col francio glitterato. Super super cute. Ciao amici, direi che è arrivato questo momento della giornata, sono praticamente le 4. Iniziamo con l'allenamento, poi capiamo un attimo cosa fare dopo. Workout finito, scusate le condizioni, sono letteralmente pessime. Sono le 16:34 e è arrivato il momento di continuare i compiti. Vi devo dire che non ho fame, quindi non so se farmeranno o no, però per il momento no. E devo finire gli esercizi che ho iniziato stamattina. Poi, dopo quegli esercizi, volevo ripetere una cosa relativa a GeoStoria, quindi finire GeoStoria. Ero partita stamattina con facciamo anche la mappa di latino, però arrivo molto molto stanca e visto che ho tempo domani, la farò domani. Quindi adesso concentriamoci su GeoStoria. Qui abbiamo le nostre amiche schede da terminare. Ok amici, sono praticamente le 5:30. Vi dico già che GeoStoria non ho finito, ho fatto tipo altre due pagine, ma letteralmente ci ho messo un'ora. Sono le 5:30 e io alle 7 devo uscire perché andiamo a mangiare una pizza con mamma, i suoi amici eccetera eccetera, e poi dopo esco con i miei amici. Quindi mi volevo docciare, perché oggi sabato io faccio la doccia settimanale, più vabbè quelle che faccio durante la settimana, però questa è proprio la doccia generale, la doccia definitiva, quella che devo fare sempre. Quindi adesso mi vado a lavare, mi faccio una bella hair care e tutto quanto, skin care, e poi ci prepariamo insieme, quindi faccio anche un breve get ready with me. Questi sono tutti i compiti che dovrei avere per settimana prossima, questa è una visione generale delle materie, però non ho scritto effettivamente quali sono le materie che hanno dato compiti, quindi se ci sono delle materie che non devo fare, posso tranquillamente spuntarle. Ok, allora mi sono organizzata decentemente per i prossimi giorni, adesso andiamoci a fare questa benedetta doccia e direi anche di muoverci perché non so neanche come mi devo vestire. Doccia finita. Adesso direi che è arrivato il momento di fare skincare. Ho pensato a un outfit, però non so se effettivamente insieme sta bene. Però vorrei mettere tantissimo una magliettina, un top che è bellissimo. Poi ve lo faccio vedere. Facciamo skincare. Primo step maschera. Questa l'ho presa all'UBS. Allora metto la maschera su tutto il viso e vi aggiorno. Ho messo la maschera, adesso mi vado ad incremare e metto la maglietta. Poi per il sotto ancora non sono molto molto decisa, cioè non so effettivamente cosa mettermi. Vi faccio vedere però la crema e in generale i prodotti che uso per la body care. Questa è quella crema corpo che è di Victoria's Secret, io questa la amo, mi piace un sacco. Poi ovviamente il profumino che metto subito dopo la crema. E poi metto sempre la crema Lunar Morto per prevenire la cellulite, questa di Bottega Verde, che massaggio con lui. Poi nuovo deodorante, questo qua, raga, guardate che bellino, della Dove. Questo è al pomegranate and lemon. Vabbè, lui. Faccio questi piccoli step e ci vediamo dopo. Allora, sì, scusate, i capelli, la faccia, un po' tutto. Comunque questo era il top che volevo mettere. E la particolarità è il dietro, cioè la schiena scoperta, si vede il reggiseno, ma amen. E poi sotto in realtà non so se metterci questo pantalone che è tipo un jeans wide leg largo molto semplice, oppure qualcosa di più particolare, perché comunque raga è sabato sera, volevo mettere una cosa un po' più a
appariscente, non lo so. Ciao amici, questo è il look. Alla fine, vabbè, ho fatto make up molto semplice, come vi avevo detto. Ho asciugato un minimo i capelli, un minimo proprio. E adesso stiamo andando finalmente da Carmè a mangiare. Cerchiamo anche un attimo la mami. Questi capelli sono incassiti. E niente, alla fine sì, questo è sempre il fit check, quindi magliettina che avevo fatto vedere a casa col pantalone di pelle, ho messo le dunk. Ci vediamo direttamente a cena. Mi fa vedere ogni volta che apro Instagram, mi fa vedere un botto di foto, un botto di delle pose per le foto. No! Saluta! Ciao mio! Story time! Stavamo camminando, a un certo punto si avvicina un tipo a Giulia, fa: ho perso una scommessa, mi daresti il tuo Instagram? Ma solo per la scommessa, giuro. Ma what? Cioè, ma cosa vuota la mia vita? Ma solo per la scommessa. Cioè, ma sono anche scommesso che sì, devo sì, io. Però dai, avventura fantastica. Vero? Sì, più ragazzo così. Mamma, che carini però. Che carini. E poi ci hanno seguito fino a quando abbiamo girato. Abbiamo e poi loro se ne sono andati verso la Pineta, penso, vero? Ma che giuro che c'è quella di là. Quasi mezzanotte, sono rientrata. Allora, è arrivato il momento di fare skincare, struccarci, sistemare una camera, perché in tutto questo devo anche cambiare le coperte del letto. Sì, a quest'ora. Iniziamo da lavarci i denti e poi andiamo a fare skincare. Ho messo il pigiamino pulito e niente, adesso devo andarmi a rifare il letto, devo rimettere le coperte, quindi top così.